Derise, umiliate e insultate sono le protagoniste del torneo di calcio femminile, un campionato che rivendica gli stessi diritti di quello maschile. Fanpage ha incontrato Melania Gabbiadini, il capitano del Verona campione d'Italia e della nazionale italiana di Antonio Cabrini. Credo per quanto riguarda me sia stata una cosa di famiglia, perché tutti in famiglia giocavano, mio padre, i miei cugini, i miei zii, quindi credo che per me è stato molto un po' più semplice, ecco, perché comunque non ho fatto fatica ad amare questo sport. Io ho cominciato a 9 anni e ho fatto 2 anni con i maschietti, per poi passare alla squadra 7, dove tra l'altro allenava anche mio papà. Ma guarda che mi temevano, è stato molto, molto carina come cosa. Le squadre che venivano sapevano che c'era una ragazza che giocava e quindi temevano un po' questa cosa, sì. Sponda di panico per Gabbiadini. Gabbiadini di mettere l'area, prova il destro, Melania! Ed è il gol! Ed è il 2-0! Gabbiadini! A livello fisico è normale che l'uomo è più portato magari a fare questo tipo di sport, però dalla nostra comunque noi abbiamo tanta volontà, tanto impegno. La difficoltà più grande è quella di non essere considerate, perché comunque viviamo in un paese dove si parla solo di calcio maschile e quindi noi siamo sempre state messe un po' all'angolo, perché comunque non c'è interesse nei nostri confronti. Lo sport è uguale, la passione è uguale, gli allenamenti sono uguali, i sacrifici sono tanti, forse anche di più di quelli dei nostri colleghi maschi, quindi in questo senso un po' sì. Devi fare tanti sacrifici, devi, oltre a allenarti, devi fare qualcos'altro, perché per forza devi mantenerti, quindi non è dura. Cioè, scusa, è dura. Rifacciamo. Cazzo, no, ok, non è dura di più. Il discorso dello sciopero è finito, che siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Quindi un foglio scritto che testimonia, esatto, il fatto che comunque devono fare delle cose. Il calcio maschile si è diventato un po' meno sportivo e più di interesse, soprattutto da 10 anni a questa parte, forse anche meno. E quindi questo è brutto, perché comunque non puoi andare allo stadio tranquillo a vedere una partita e senti sempre che sotto c'è un giro di soldi e quindi si è perso un po' quel valore che era prima il calcio. Se tu pensi sempre di essere arrivato, di avere tutto e di essere forte, non arrivi mai. Cioè, tu devi sempre avere l'impegno di fare tutto col massimo di quello che hai, sapendo che c'è sempre qualcosa che deve arrivare di più bello di quello che hai fatto. Ma sicuramente il fatto di far crescere questo movimento, perché fino ad oggi ci sono state tante parole e solo parole. Qualcosa sta già cambiando. Speriamo che continuino a tenere questa linea. E il massimo per noi è la nazionale, perché comunque vai a rappresentare un paese e quando indossi quella maglia, anche quando canti l'inno, tuttora comunque è un'emozione che è difficile da spiegare. Tu mi chiedi, è tuttora dopo 20 anni? Sì, tuttora dopo 20 anni comunque è sempre difficile da spiegare. Ma la nazionale è il massimo livello, io non credo che interessi poco, ovviamente. La nazionale, quando c'è il mondiale, quando ci sono gli europei, è lì che guardi la nazionale alla fine, non è che la guardi da nessun'altra parte. Ma lui è una persona molto positiva, comunque, che le piace il lavoro, le piace fare le cose per bene. Abbiamo creato un bel gruppo da quando, insomma, lui è alla guida della nazionale e credo che ha portato anche un miglioramento a livello umano. Speriamo che oltre a questo riescano ad arrivare anche i risultati. Nella mia carriera ho sempre avuto allenatori maschi, quindi per me non c'è alcun tipo di problema. Magari sì, forse una donna è più vicina a noi e magari ci capisce un po' di più, però anche qui dipende sempre dalla persona che è di fronte. Adesso il presidente è Felice Belloli, che durante una discussione sull'aumento dei finanziamenti per il calcio femminile ha detto con nonchalance: calcio femminile,
basta dare soldi a queste quattro lesbiche. Essere rappresentate da un personaggio che ci discrimina è dura da digerire, perché comunque vai oltre tante cose, vai oltre ogni limite. Tu devi pensare a rappresentarci, invece comunque pensi a tutt'altro. Quindi questo noi ci ha fatto molto, molto ribrezzo, ecco. Ma ti ripeto, questa è l'ignoranza che c'è nelle persone, perché tu stai da anni in questo sport e non te ne dovrebbe fregare niente, tu dovresti guardare qualcos'altro. Purtroppo sappiamo che c'è tanta gente così. Però noi non ci facciamo più schiacciare da queste cose. Abbiamo una cultura molto 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 arretrata, quindi questi tabù non cambieranno mai. Purtroppo viviamo nell'ignoranza di tante persone, di tanti pensieri e quindi questo rimarrà sempre, purtroppo. E le tue colleghe che arrivano dall'estero? Percepisci una mentalità più aperta rispetto a... Sì, assolutamente sì, anche quando è uscito tutto questo casino, le mie compagne che comunque vengono dall'estero si sono trovate così, perché dicono come è possibile, quindi e allora? Purtroppo ti ripeto, qua abbiamo una mentalità molto 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 chiusa e provoca questi danni. Le frasi che ha detto sono state dette, quindi sicuramente ognuno ha il suo pensiero su quello che ha detto, su quello che ha fatto. Sicuramente non è stato un carino, perché rappresenti qualcosa di importante e devi stare sempre attento a pesare le parole. Come ci si sente ad essere una stella del calcio femminile? La domanda da profano, la gente ti ferma per strada, ti riconosce? Sì, no, alcuni sì, mi riconoscono, soprattutto anche perché sono la sorella del calciatore, questo è un po'... Però sì, sicuramente fa un immenso piacere vincere, soprattutto con la squadra in primis, e poi anche cose personali, perché alla fine diciamo che in un certo senso ti ripagano un po' di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, quindi sicuramente fa molto piacere. Ma io credo che lì arrivi a un certo punto che probabilmente sai di non arrivare più, allora ti serve un aiuto, però bisogna anche essere un po' deboli mentalmente, perché comunque sai cosa vai incontro, sai cosa vai affrontare. Noi fortunatamente non abbiamo di questi problemi, perché comunque, come ti ho detto prima, qua c'è un calcio pulito. Tanto, perché comunque, soprattutto anche nello sport che fa lei, è difficile arrivare, perché so quello che devi fare prima per arrivare là. Io l'ho seguita e ha avuto una forza incredibile, è stata una bella emozione vedere tutto quello che ha fatto. Purtroppo sì, ho un carattere molto paziente, molto molto paziente, sì, non mi arrabbio mai, però se capita quella volta che dopo che tengo, che mi arrabbio, allora devono spaventarsi più di quelli che si arrabbiano spesso. Mi piacciono i tatuaggi, qualsiasi tipo, però ecco, se prima era un pensiero molto forte di comunque riuscire anche magari a lavorare in uno studio, dopo tra i vari impegni che avevo non potendo è andata un po' calando questa cosa, quindi la sto tenendo solo per hobby. Mi sarebbe piaciuto anche fare la maestra d'asilo, ero tentata su quella via lì piuttosto che grafica pubblicitaria di quello che avevo fatto, insomma. Come fa una donna calciatrice a spiegare a una donna che non sa nulla di calcio la regola del fuorigioco? Ah, non ci prova, è inutile, non ci prova.